È un mondo complicato, probabilmente non c'è una soluzione oggi o domani. Allora, che facciamo? Preghiamo? Sì? Ecco, ma basta? Ecco, su certe situazioni fermare una guerra, fermare l'AIDS, fermare la prostituzione, fermare la tratta, ecco, pregare, chi è cristiano sa che deve pregare, no? Però pregare e basta è un po' troppo, un po' troppo. La poca fusaglia di uno scout e dolore, spirito e corpo sempre pronto starai, nulla per gioco ma col gioco e l'amore, la guida e lo scout non ti sperano mai. E su temi come la droga, come la prostituzione, eccetera, eccetera, non si può essere talebani. Io penso che bisogna però sperimentare. Sperimentare modalità differenti. Una rondine fa primavera, quando a volare imparerà, non è nel tempo il rosso di sera, domani è un gran giorno anche se pioverà. Sguardo più lontano che puoi, là dove Dio una via ti aprirà, se c'è da fare ti ci andiamo e non vai, gioca il servizio nella comunità. Una rondine fa primavera, quando a volare imparerà. C'è questa modo di proteggere, no? Che invece di proteggerti ti cattura, cioè ci sono dei modi di protezione che sono non ti fanno volare, ti mettono in gabbia. Ecco, ti protegge mettendoti in gabbia o tenendoti in casa in gabbia, no? Vita per la felicità, una rondine fa primavera, quando a volare imparerà, non è per tempo il rosso di sera, domani un gran giorno anche se pioverà, metti in moto la mente e le mani, perché ti aspetta nessun altro farà, lanciati in volo come fanno i gabbiani, spendi la vita per la felicità.